Nazione ivrea l'orribile fine di Florica e l'ennesimo femminicidio. Cronaca presa banda dei bancomat, 7 uomini in carcere. Chivasso, conferenza dei servizi per l'autorizzazione integrata ambientale alla discarica. Vaude, l'ARPA sconfessa la Beletric, nessun inquinamento. Rivarolo, il consiglio bis fila liscio e il confronto decolla. E poi per lo sport, il Giro d'Italia 2015 ancora sulle strade del Canavese. Gentili telespettatori, ben ritrovati dagli studi del telegiornale di Rete Canavese. Ampia pagina di cronaca anche in questa edizione. L'autopsia eseguita sul corpo della donna trovata morta e fatta a pezzi in uno scantinato ad Ivrea sembra orientare sempre di più gli inquirenti verso l'ennesimo femminicidio. È stata sgozzata con una coltellata alla gola e poi fatta a pezzi, Florica Boicu. Lo ha stabilito l'autopsia effettuata dal medico legale Roberto Testi sul corpo della donna di 35 anni trovata in uno scantinato delle case popolari di via Guarnotta di Ivrea. Le condizioni del cadavere, secondo quanto si è appreso, fanno pensare che l'omicidio sia avvenuto nel mese di giugno, quando si erano perse le tracce della donna. Soltanto il 1° luglio il marito, Ion, il connazionale più vecchio di 12 anni, ne aveva denunciato la scomparsa. 2 mesi dopo, a fine agosto, l'uomo si è tolto la vita sparandosi alla fronte con una pistola da macellaio. L'ipotesi al vaglio degli investigatori, che seguono comunque ancora tutte le piste, è che l'uomo abbia ucciso la moglie e si sia poi suicidato per il rimorso o per la paura di essere scoperto. Spaccata nella notte a Chivasso in un negozio di telefonia di via Po, 2 malviventi con una mazza di ferro hanno sfondato la porta d'ingresso del negozio e hanno portato via telefonini e tablet per un valore di circa 10.000 euro. All'uscita del locale però hanno trovato una pattuglia dei carabinieri. Un romeno di 29 anni di Torino è stato subito arrestato. Il complice poi si è dato alla fuga abbandonando la refurtiva e facendo perdere le tracce. Nella zona i carabinieri hanno fermato un giovane italiano che si presume facesse da palo. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Clonavano bancomat raggirando gli anziani, poi prelevavano i soldi con la complicità di un negozio di abbigliamento, ma i carabinieri li hanno scoperti e arrestati tutti. Si spacciavano, secondo le indagini, per addetti di aziende di acqua, luce e gas e, dopo aver conquistato la loro fiducia, truffavano gli anziani che li accoglievano in casa rubando loro i codici del bancomat. Poi utilizzavano un negozio di abbigliamento per prelevare somme da 400 a 2.000 euro con le carte clonate delle vittime. Gli arrestati, 7 in carcere e 1 ai domiciliari, sono i 4 gestori del negozio di abbigliamento torinese in cui avvenivano i prelievi, spesi a crediti in cambio di capi firmati, e 4 sinti italiani che commettevano materialmente le truffe ai danni degli anziani. Per tutti l'accusa è ricettazione e spendita di carte di pagamento rubate in concorso. In realtà noi non sappiamo quanti colpi sono andati a vuoto, noi sappiamo solamente quelli che sono andati a segno. Quindi sono persone normalissime, che stanno bene, che semplicemente cadevano nella rete di queste persone che sono veramente molto abili nel trasformarsi e travestirsi e attribuirsi delle qualità che non hanno, appunto, con i falsi tesserini di società, erogatrici di servizi, tutti gli escamotage, ovviamente agghindati, sempre vestiti in maniera elegante, per catturare l'attenzione, la buona fede e la fiducia delle persone che avvicinavano. E la cosa più difficile di questa indagine è stata dimostrare quello che noi riteniamo essere la connivenza degli esercenti, perché chiunque può spendere una carta di pagamento rubata in un negozio e il negoziante può non saperlo. Attraverso un sistema di videoriprese riteniamo riusciti ad inchiodare queste persone alla loro responsabilità, tant'è che poi il giudice ha emesso i provvedimenti di arresto anche a carico dei gestori di questo negozio, poiché il sistema di struscio delle carte di credito all'interno della macchinetta POS avveniva in maniera continua, senza che adesso a questo appunto pagamenti elettronici seguisse la fuoriuscita di
abbigliamento di marca. Quindi prima prelevavano, poi veniva loro rilasciata una finta, diciamo una specie di scontrino di una contabilità alternativa contenente il valore dei soldi derubati, e poi con calma queste persone tornavano a acquistare l'abbigliamento, acquistare tra virgolette. Siamo estremamente convinti che denunciare tutti questi episodi costituisca il primo e più importante consiglio per queste persone che rimangono vittime di una rete di truffa che è molto ben organizzata, quindi non è, non bisogna farsene una colpa, ecco, se si cade in una rete di persone che sono estremamente abili nel carpire la buona fede dei cittadini. Detto questo, denunciare tutti gli episodi consente ai carabinieri di ricostruire le truffe, le singole truffe, mapparle sul territorio, verificare gli spostamenti di questi gruppi criminali che abbiamo appunto verificato appartenere comunque a dei gruppi che conosciamo muoversi nella provincia di Torino e nella città di Torino, e poi consente anche alle forze dell'ordine di istruire operazioni come queste che, seppur a distanza di qualche mese da quando abbiamo iniziato a indagare, poi ha consentito di fatto di trarre in arresto 8 persone per questi reati e di scoprire e quindi di attribuire un'identità a 23 episodi di truffa. Problemi alla circolazione stradale sulla provinciale 222 tra Ozegna e Rivarolo. Nell'immediato primo pomeriggio, un mezzo dei vigili del fuoco ha perso il carico mentre stava percorrendo il tratto di uscita dalla rotonda, posizionata all'incrocio con il centro di Ozegna, in direzione Rivarolo. Il carico era composto da due blocchi di prefabbricato in cemento, che, fortunatamente, sono caduti sul lato destro della carreggiata, verso il prato, non creando così danni alle macchine in transito sulla strada provinciale 222, né causando feriti. Solo un grande spavento per i residenti delle case adiacenti, che hanno sentito un forte botto. Sul posto, oltre al mezzo che li trasportava, sono intervenuti un'autocisterna, una gru e un'autovettura, tutte le vigili del fuoco, nonché gli agenti di polizia municipale che hanno dovuto deviare il traffico chiudendo la provinciale in direzione Rivarolo per circa un'ora. Conferenza dei servizi in provincia di Torino con all'ordine del giorno ancora la discarica di Regione Pogliani a Chivasso per il riesame e il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, con Terrasana che invita l'amministrazione a dire un no chiaro a qualsiasi variazione e ad esprimersi senza ambiguità sulla chiusura. È convocata per domani in provincia la conferenza dei servizi per il riesame e il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale relativa alla discarica Chivasso 3, alla quale nuovamente l'associazione Terrasana non è stata invitata. E così Terrasana torna sulle barricate. Siamo venuti a conoscenza solamente in via ufficiosa della domanda di riesame e relativa documentazione presentata dalla società SMC. Il comune di Chivasso non ci ha in quel modo informati, dicono gli ambientalisti, e apprendiamo che si sono susseguite dal 2008 ben 7 richieste di aggiornamenti, modifiche, integrazioni dell'autorizzazione integrata ambientale. Di che cosa tratta quest'ultima domanda, di cui si dovrebbe discutere domani? Qual è l'oggetto di quest'ultimo riesame, dato che non si evince dalla documentazione? Ci e vi domandiamo, scrive Terrasana in una lettera inviata agli amministratori, perché non è stato mai riferito alla consulta ambientale di che cosa si tratta? Perché la documentazione non è stata evidenziata e pubblicata sul sito del Comune? Esiste una delibera del Consiglio Comunale del luglio 2010, un programma elettorale molto chiaro ed un patto fra sindaci che dovrebbero garantire i cittadini dall'ennesima forzatura di SMC e provincia sul sito di Chivasso, che da oltre 30 anni conosce continue autorizzazioni. Date le premesse, chiediamo all'amministrazione di Chivasso di chiedere un rinvio della conferenza dei servizi, di convocare immediatamente la consulta ambientale, di esporre e spiegare tutta la documentazione presentata da SMC e di concordare una serie di punti per dire no a questo riesame.
di chiarire e di chiarirci anche gli aspetti pre e post eventuale autorizzazione della richiesta di riesame. E qualora tutto ciò non fosse possibile, chiediamo all'amministrazione di esprimere alla conferenza dei servizi in maniera chiara, non derogabile e rappresentativa della cittadinanza e delle associazioni il diniego a qualsiasi altra autorizzazione e di ribadire l'intenzione di chiudere quanto prima e nella sua completezza la discarica di Chivasso. Queste le richieste dell'Associazione Terrasana. Secondo l'ARPA, nelle Vaude non ci sarebbero tracce di sostanze inquinanti, contrariamente a quanto aveva invece dichiarato la Belletric, la multinazionale tedesca, che avrebbe dovuto realizzare il campo fotovoltaico, 72 ettari di terreno coperti da pannelli che sui terreni delle Vaude avevano fatto eseguire uno studio dal quale il terreno del poligono era appunto risultato inquinato, tanto da fare partire un'ordinanza che vietava il pascolo e lo sfalcio. Ora l'ordinanza potrebbe essere ritirata, ma Diego Bili, sindaco di Lombardore, l'unico comune favorevole all'impianto fotovoltaico, contesta il responso dell'ARPA che avrebbe solo esaminato lo studio della Belletric senza fare alcun prelievo. Con gli stessi dati di partenza sarebbe giunta a conclusioni diametralmente opposte. Dopo lo scivolone della settimana scorsa, il Consiglio Comunale di Rivarolo è filato via liscio con il confronto tra maggioranza e opposizione che finalmente sembra essere davvero decollato. A crescere adesso potrebbe o dovrebbe essere il livello. Il Consiglio Comunale Bis a Rivarolo, dopo il capitombolo di lunedì scorso, con gli orari discordanti nelle convocazioni e il rinvio, è filato liscio al limite della noia. Tutto da rifare rispetto a 7 giorni prima, ma senza grandi polemiche, anche se il Presidente del Consiglio, Domenico Rosbock, ha dovuto provare almeno ad essere fiscale nel chiedere ai consiglieri il rispetto del regolamento dell'Assemblea, per evitare qualche timido tentativo di botta e risposta, che quasi sempre poi diventa l'anticamera della degenerazione dei toni e che determina sforamenti nei tempi. Un po' di polso, ma senza che a nessuno sia stato impedito di dire la sua. Consiglio atto secondo, questa volta il consiglio è andato in porto, un consiglio che bisogna tenere un po' per le redini perché ogni tanto qualcuno scappa. Certamente è stato un consiglio vivace dove c'è stato un confronto da parte sia dell'opposizione che della maggioranza e quindi è sempre utile. Ogni tanto certamente il regolamento bisogna applicarlo perché per far funzionare meglio il consiglio serve a questo, è necessario farlo presente a tutti i consiglieri. Confronto che comunque è parso abbastanza sereno. È stato sereno sicuramente, direi che non ci sono stati strascichi rispetto al precedente consiglio, quindi do atto e mi complimento con tutti i consiglieri. Anche le 12 interrogazioni avanzate dalle minoranze sono filate via senza troppe polemiche, con un confronto più improntato al dialogo che allo scontro, anche perché sono state quasi tutte portate come istanze dei cittadini e non come contestazioni di scelte politiche, fatta eccezione forse per quella sui criteri di nomina della commissione edilizia, che Marina Vittone avrebbe voluto fosse fatta, come già era stato durante il governo della commissione straordinaria, con bando pubblico, mentre la maggioranza ha difeso il suo diritto di poter fare scelte di fiducia o politiche, così come consentono le leggi. Poi il futuro dell'ex ospedale di Rivarolo, la pulizia e il decoro della città, ma anche quella della rete irrigua, con i privati frontisti che hanno quasi tutti snobbato l'ordinanza del Comune di pulire la loro parte di sponda delle rogge. E il Comune che sta pensando di intervenire con un ultimatum. O i privati fanno la loro parte o ne pagheranno in solido le conseguenze. E ancora la distribuzione delle attrazioni durante le manifestazioni sul territorio, come la patronale di San Michele, con l'annoso problema della seconda metà di via Ivrea, quella che va da Palazzo Municipale a Piazza Massoglia, sempre in ombra, fino all'ormai ritrita questione dello spostamento o meno del Monumento dei Caduti, argomento però sul quale l'assessore Francesco Diemoz ha messo la parola fine. Il Monumento dei Caduti, che
che è una cosa che noi abbiamo già pensato nella campagna elettorale, vogliamo che rimanga lì, vogliamo che sia presente per tutti i varolesi, in un luogo centrale, che continui a testimoniare i caduti per la libertà. Quindi credo che il monumento debba rimanere lì. C'è stato un malinteso, c'è stata un po' di polemica, io sono anche contento che ci sia stata questa polemica, perché tutti dicevano il monumento vuole essere spostato, va spostato. Io effettivamente avevo detto, usato la parola spostato, ma perché leggendo quello che era una lettera della sovrintendenza, diceva che era troppo a ridosso della rotonda recentemente realizzata, quindi di conseguenza ho fatto un collegamento e il concetto che fosse troppo a ridosso ho detto lo spostiamo. Quindi vedremo con la sovrintendenza, vedremo con gli architetti della sovrintendenza quale sarà la soluzione migliore, ma non per spostarlo, ma per riqualificare il monumento che debba rimanere in quel luogo lì. I costi, chiaramente noi cercheremo di farli passare all'attuatore dello strumento urbanistico dell'area ex Enel, quindi i riverolesi potranno essere contenti, nel senso che il monumento rimarrà lì riqualificato sotto un profilo architettonico e culturale, ma debba rimanere in quell'area lì. Quindi al limite sarà questione di metri? Non lo so, non è compito mio, anche se quella è la mia professione, ma non è compito mio in questa sede, in questa veste, andare a definire quali saranno le dinamiche. Le dinamiche saranno capite dai professionisti che si occuperanno di questa cosa qua e dagli architetti della sovrintendenza. Ricordo che quel monumento è soggetto alle tre sovrintendenze, archeologica, architettonica e dei beni culturali. Inizio puntuale alle 20:30, conclusione un quarto d'ora dopo mezzanotte, meno di 4 ore per più di 20 argomenti, fra punti all'ordine del giorno e interrogazione, che conti alla mano fanno una media inferiore a 15 minuti per argomento, un tempo più che accettabile. Tanto che il pubblico ha seguito i lavori dall'inizio alla fine e questo, unito al confronto, a volte anche aspro ma sereno, è stato il miglior segnale dato alla città. A Rivarolo, insomma, non solo la democrazia è tornata, ma, per adesso almeno, sa anche camminare a testa alta. Il piano regolatore di Lauriano finisce nel mirino della magistratura torinese. La procura ha inviato infatti un avviso di garanzia al sindaco Matilde Casa. La prima cittadina è accusata di abuso d'ufficio. Avviso di garanzia con la stessa ipotesi di reato anche per il segretario comunale Carlo Consolandi e per il tecnico comunale Roberto Casorzo. L'indagine è scattata dall'esposto di un residente della frazione Piazzo, secondo cui un terreno edificabile per la variante del piano regolatore approvata dal Consiglio Comunale nell'aprile del 2013 all'improvviso non era più tale. E adesso parliamo di giovani. Pensate, soltanto a Torino nel 2012 1421 giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni sono rimasti coinvolti in incidenti stradali, con un bilancio di 821 feriti e ben 4 morti. E per contrastare un fenomeno che in questa fascia d'età rappresenta la prima causa di morte, ACI ha avviato il progetto Ambasciatori della Sicurezza Stradale. 35 giovani della provincia di Torino prenderanno parte gratuitamente a un corso di guida sicura e diventeranno appunto ambasciatori della sicurezza stradale. Questo è un progetto che nasce nella lunga tradizione dell'ACI di cultura della sicurezza stradale e che si è sviluppato attraverso tante iniziative. È partito come progetto che ha avuto l'oggetto gli utenti più deboli della strada, cioè gli stranieri che hanno il doppio degli incidenti stradali. Ha fatto corsi ormai per 3.000 e oltre stranieri e adesso si è estesa ai giovani neopatentati nelle scuole ACI Ready to Go. Questo perché? Perché noi vogliamo creare una categoria di persone che abbiano una vera cultura della sicurezza stradale, oltre che conoscenze tecniche in grado di affrontare situazioni di emergenza, e tentare di far diffondere questo messaggio nel paese. Ecco perché li abbiamo chiamati ambasciatori della sicurezza stradale, sperando che questo nome, anche un po' simpatico, contribuisca in qualche modo a favorire questa diffusione. Devo dire che i risultati ad oggi acquisiti su circa 600 giovani sono estremamente favorevoli.
E poi parliamo di un progetto per formare giovani laureati nel settore delle esportazioni. Questo è l'obiettivo di Talenti per l'Export, il nuovo bando della Fondazione CRT, che offre ad 80 partecipanti un ciclo di attività finalizzate alla gestione dei processi aziendali, appunto, nel campo dell'export. È un nuovo nato, Talenti per l'Export, nell'ambito della famiglia dei progetti dedicati ai giovani talenti, nasce proprio dall'esigenza di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di competenze qualificate in un ambito molto strategico per le nostre aziende, sia del territorio che del paese, quali quelli dell'export. Il progetto permetterà a 80 giovani di essere formati e quindi di acquisire competenze proprio in ambito export e quindi essere pronti poi a lavorare ed essere attivi in questo ambito così strategicamente rilevante. Direi che proprio l'importanza dei nostri progetti di Fondazione CRT dedicati ai talenti deriva proprio dalla capacità di creare reti di competenze, di professionalità, di connection, che poi possono diventare proprio dei veri e propri acceleratori di carriera per questi giovani talenti, sia nell'ambito delle aziende, sia ad esempio per avviare un proprio startup. Andiamo a vedere alcuni appuntamenti. Giovedì sera alle 21.15 nella sala consiliare di Rivarolo, Antonio Rinaldis, docente di filosofia del liceo Aldo Moro, presenterà il suo libro Esodati, storie vere di un'economia distratta. Con la prefazione di Susanna Camusso, segretario generale della CGIL, il saggio edito da Imprimatur di Reggio Emilia. Presentazione di un libro che parla di lavoro, anzi di un lavoro che non c'è. Sì. Beh sì, l'idea del libro nasce da una mia riflessione personale. Io sono, il mio lavoro principale è quello di insegnante di filosofia, per cui è nato da una intuizione, diciamo, filosofica. Io, sottotitolo del libro infatti è Testimonianze di un'economia distratta. L'idea è che questi provvedimenti, e soprattutto il provvedimento di Fornero, nasca da un'idea malsana, cioè dall'idea che l'economia e la tecnica soprattutto abbia la capacità di risolvere i problemi delle persone. In realtà abbiamo sperimentato, e questa, la legge Fornero è stata un esempio lampante di questa cosa, che i tecnici e l'economia non sono in grado di risolvere i problemi semplicemente perché non tengono conto di un fattore fondamentale, che è il fattore umano. La legge Fornero ha creato infelicità, sofferenza, disagio, e il libro vuole semplicemente raccontare questo disagio, questa sofferenza. Io infatti l'ho chiamato un viaggio, perché proprio la parola esodati richiama l'idea dell'esodo biblico. La differenza fra l'esodo biblico e quello che io ho raccontato è che non c'è una terra promessa, che le persone che sono state, diciamo, gettate nel viaggio sono rimaste a metà e continuano, molti di questi continuano a essere lasciati in questa terra di nessuno, che è una terra di grande sofferenza e di grande disagio personale ed esistenziale. Ed insieme all'autore si confronteranno anche Costanza Contacanova, assessora alla cultura della città di Rivarolo, Edoardo Gaetano, vice sindaco, e Alfredo Ghella, sindacalista. Venerdì invece alle 21 presso lo ZAC, al Movicentro di Ivrea, Viviamo Ivrea organizza l'incontro Una scommessa da vincere, riflessioni, dati, esperienze sulla piaga del gioco d'azzardo. Invitato a questo incontro anche Piero Magri, coordinatore della campagna per la presentazione di una proposta di legge di iniziativa popolare di cui Viviamo Ivrea si è fatta promotrice, raccogliendo oltre 300 firme in città e nei dintorni. È una delle iniziative che voi prendete come Viviamo Ivrea perché volete aprire un po' gli orizzonti rispetto alle solite battaglie, diciamo così, di cortile. Assolutamente sì, l'abbiamo annunciato in campagna elettorale quasi un anno fa. Ed è la linea su cui stiamo lavorando, andare oltre quella che è la politica del tombino, quindi quella del problema contingente, laddove spesso il consigliere comunale, soprattutto se di minoranza, viene visto come l'ancora alla quale aggrapparsi per risolvere il problema, appunto, del tombino, della viabilità, ma problemi contingenti e molto limitati. Noi pensiamo che si possa fare una politica un po' più elevata, si possa parlare in un consiglio comunale come quello di Ivrea di gioco d'azzardo, di legalità, di problemi che vanno oltre la contingenza. Per tornare al gioco d'azzardo, le firme raccolte di Ivrea riusciranno a contribuire alla raccolta nazionale per arrivare al quorum? Ce l'auguriamo, parlavamo proprio in questi giorni con i referenti nazionali,
il quorum di 50.000 firme è vicino ad essere raggiunto, visto che la campagna l'abbiamo conclusa a Ivrea ma non si è ancora conclusa a livello nazionale, ci sono ottime speranze che si raggiungano le 50.000 firme perché questo progetto di legge approdi in Parlamento. E poi la vostra iniziativa non si ferma qui, continuerete a lavorare sul gioco d'azzardo e sulle ludopatie? Assolutamente sì, anche perché la mozione approvata a novembre prevede degli altri impegni per l'amministrazione che riguardano la collaborazione con le forze dell'ordine, riguardano una collaborazione con le istituzioni scolastiche, quindi l'attenzione sul problema delle ludopatie deve essere mantenuta alta e noi faremo la nostra parte. Al via giovedì, siamo allo sport, alle 18, il corso di arbitri di calcio della FIGC. Il corso si terrà nella sezione AIA di Ivrea in via Luca 5 per 2 giorni la settimana, da concordare poi con i partecipanti. A fine anno si terrà un esame scritto e orale sulle regole del gioco del calcio che saranno studiate appunto in questi 2 mesi. I partecipanti che supereranno i test saranno dichiarati arbitri e inizieranno ad arbitrare con la ripresa dei campionati a partire da gennaio del 2015. Tornerà il prossimo 30 maggio, anche se soltanto di passaggio, il Giro d'Italia in Canavese con la tappa San Vincent-Sestrer che attraverserà Settimo Vittone, Borgofranco, Ivrea, Strambinello, Rivarolo, Rombardore, Legni, Caselle e Venaria. Dopo il passaggio ad Ivrea di 3 anni fa, l'arrivo sempre ad Ivrea 2 anni fa, l'arrivo a Rivarolo e la partenza dagli E dello scorso anno, il Giro d'Italia torna sulle strade del Canavese anche per l'edizione 2015, con un passaggio che probabilmente sarà di trasferimento, almeno fino ai piedi dell'impegnativa salita per Sestriere. Sarà per il 30 maggio del prossimo anno, alla 20ª e penultima tappa, che partirà da Saint-Vincent e scenderà lungo la strada statale 26 che costeggia l'autostrada, toccando tutti i comuni da Pont-Saint-Martin ad Ivrea, da dove attraverso la pedemontana e passando per Strambinello, salirà a Torre e a Bairo per scendere da Lie, Ozegna, Rivarolo e di qui lungo la vecchia ex statale 460 fino a Lombardore, Legny, Caselle e Venaria Reale per dirigersi poi verso la Valsusa. Il percorso, come sempre, è ancora suscettibile di qualche piccola variazione, ma non dovrebbe distaccarsi molto da quello annunciato. Alla Corsa Rosa, insomma, e ai suoi organizzatori piacciono le strade del Canavese. Devo dire che siamo veramente contenti e orgogliosi che il direttore del Giro, Mauro Vegni, abbia dato questa ulteriore opportunità al Canavese. Questo sicuramente è merito degli sportivi canavesani, dell'organizzazione delle 2 tappe del giro precedente, la tappa di Ivrea, la tappa di Rivarolo e la ripartenza da Lie dell'anno scorso, che hanno permesso che tutta l'organizzazione del giro, tutto lo staff organizzativo si rendesse conto intanto alle bellezze del Canavese, e quindi questo sicuramente è già un punto a favore, il ritorno per rivedere il nostro bel Canavese che l'abbiamo visto, l'hanno visto tutti i tifosi in televisione, ma tanti l'hanno visto direttamente sul posto. E poi lo spettacolo che le nostre strade sono in grado di dare è sicuramente un punto di favore. Mauro Vegni, direttore del Giro, ha più volte detto che sarebbe ritornato, non ha aspettato, è già ritornato quest'anno, anche se non saremo né sede di tappa di arrivo né sede di tappa di partenza, ma da San Vincent arrivare a Lombardore e poi a Caselle e poi a Volpià e poi a Venaria, il Canavese verrà ancora una volta completamente attraversato e sarà nuovamente grande spettacolo. È un po' uno di quegli effetti indotti, dicevate già l'anno scorso, bisogna saper cavalcare anche l'onda lunga di un effetto come quello dell'anno scorso. Beh certo, sicuramente l'onda lunga in questo caso funziona, noi naturalmente non ci fermeremo qua, saremo sempre a chiedere ulteriori passaggi del Giro d'Italia in Canavese e se questa organizzazione, intendo l'organizzazione del Giro di Milano, continuerà con questo staff, i rapporti sono buoni e penso che avremo anche in futuro ulteriori occasioni, magari ancora migliori, magari ritornando a quello che è stato. Sono stati gli anni precedenti con i 2 arrivi alla partenza. Parlando di ciclismo, la domanda è d'obbligo: sul Tour de France qualche passo avanti c'è?
Sul Tour de France non posso dire che ci sono passi avanti perché la situazione è molto difficile, molto delicata, l'organizzazione è molto complessa. Diciamo che ci stiamo lavorando, ecco, non mi sento di dire che ci sono passi avanti, ma stiamo lavorando. Ed era l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale. Come sempre grazie di essere stati con noi, a presto su Rete Canavese.